l'Italia che cambia siamo noi. SOS Rosarno nasce come una campagna che è nata quasi all'indomani di quelli che sono ormai tristemente conosciuti come i fatti di Rosarno. È anche una associazione ed è una rete di piccoli produttori biologici, singole aziende o organizzati in cooperativa. Nella stagione della raccolta degli agrumi, quindi in inverno, arrivavano insomma migliaia di lavoratori immigrati in cerca di lavoro. Si è sempre sentito parlare di guerra tra poveri, ma nessuno ha cercato mai di capire e conseguentemente di spiegare che cos'è questa guerra tra poveri, e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo. Quindi abbiamo individuato dei piccoli produttori che già facevano dignitosamente il loro lavoro tra mille difficoltà. Ci abbiamo costruito con loro un progetto sopra. Un progetto che si fonda su tre elementi che sono inderogabili, imprescindibili: la produzione bio, l'altro elemento è che mangiamo poco e mangiamo tutti, insomma, no? Quindi una sorta di distribuzione equa del reddito. Dignità del lavoro, chiunque sia il lavoratore, quindi la dignità del produttore che vende il proprio prodotto ad un prezzo giusto, la dignità di chi raccoglie che viene retribuito per adesso a tariffa sindacale. L'aspirazione è quella di andare anche oltre, perché non è detto che un prezzo legale sia un prezzo giusto. E poi destiniamo una quota del venduto all'inizio per interventi di cosiddetta solidarietà in loco, ma poi abbiamo voluto, come dire, in qualche modo allargare gli orizzonti, e grazie al nostro progetto sosteniamo a vario titolo e a varia intensità anche delle realtà di associazioni, di cooperative, anche lontano da noi. Dentro SOS Rosarno ci sono produttori singoli, non solo di agrumi ma anche di olio. Noi abbiamo tagliato tutto quello che c'è nel mezzo e messo a diretto contatto il produttore, cioè noi, e il cosiddetto l'acquirente, consumatore, consumatore. Noi lavoriamo prevalentemente con i gruppi di acquisto solidale, con i GAS, ma anche con centri sociali, associazioni che non sono necessariamente organizzate in GAS, e anche con qualche bottega del commercio equo. Quello che facciamo è pochissimo e lo facciamo tra mille difficoltà, in un contesto complicatissimo. Però abbiamo dimostrato, prima di tutto a noi stessi, ma a chiunque, che può funzionare. Noi facciamo il cosiddetto collettame, e quindi in un bancale mettiamo tutto quello che il GAS ordina. E poi dal progetto SOS Rosarno c'è stato un passo in avanti. Alcuni dei soci dell'associazione e dei partecipanti alla campagna abbiamo dato vita ad una cooperativa. Siamo tutti soci, fondatori e lavoratori di questa cooperativa. Si chiama Mani e Terra. Tutti i soci italiani o africani, insomma, siamo tutti allo stesso livello, siamo soci fondatori e lavoratori. Sulla cooperativa siamo più o meno 10-11 persone. La cooperativa è una sorta di braccio operativo che gestisce la campagna. Il prezzo trasparente è lo stesso, è tutto scritto, così che chi va a comprare un prodotto sa quanto su quel prezzo, quanto incide la raccolta, quanto incide la lavorazione e quanto rimane al produttore. L'Italia che cambia è un'Italia che piano piano viene a conoscenza di determinate realtà, viene a conoscenza del fatto che
è pieno di bella gente nel nostro paese e piano piano realizza la necessità che questa bella gente si incontri. Alla fine qualche cosa si può fare, l'importante è crederci e non farlo da soli, insomma. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.